il risultato di parità sia da accettare per tutte e due le squadre. Ecco. Poi uno può dire una cosa, uno può dire un'altra, ma sempre in equilibrio, sempre l'equilibrio si va a ritrovare su quello che uno vuole andare a rivendicare. Prego. Buonasera Spalletti, le volevo chiedere se stasera, nonostante una rosa di qualità, si sono visti i limiti della sua Inter, che poteva anche avere 7-8 punti in più quest'anno in classifica, ricordo Parma, ricordo Reggio Emilia col Sassuolo, il Torino. Poteva avere 7-8 gol in più o sì. Poteva prendere? No, poteva, insomma, gli poteva aver segnato di più. Poteva, gli mancano un po' di punti in classifica per la rosa che ha e per le partite che ha. Questo è una cosa che gli piace fare a lei, per la rosa che ho, che rosa ho io. L'ho come una rosa di qualità. Come la Roma. Perché la sua non è di qualità? Cosa non gli piace della sua? No, io parlo come di la Roma, come la Lazio, come il Milan, meno della Juventus, come meno del Napoli, io, come il Napoli. Scusi, mister, mi spiego meglio, intendevo le partite, cioè i punti che mancano all'Inter quest'anno in classifica per la sconfitta in casa, ma col Parma, quella Sassuolo, con l'Atalanta. È vero, ecco, per la rosa poi, che ha, dico, insomma, poi siamo venuti a vincere, venuti a vincere contro la Lazio, siamo andati a vincere su dei campi che altre squadre non ci hanno vinto, per cui abbiamo annellato anche una serie di 7 vittorie consecutive, per cui da qualche parte siamo andati a vincere, di là abbiamo perso, ma non si può sempre vincere nel calcio. Noi siamo nel posto che avevamo organizzato di essere, in quello che era l'ordine della nostra crescita, in quello che era la direzione dove volevamo andare. Ecco, noi siamo nel posto che volevamo essere, perché siamo vicini al Napoli. Napoli ha da giocare, può vincere, però poi è sempre una vittoria, una sconfitta. E questa squadra è stata costruita per fare dei risultati importanti, ma come è stato costruito il Milan, come è stato costruito il Milan tra l'anno scorso e quest'anno, ha comprato 15 giocatori, ha cambiato 15 giocatori tra l'anno scorso e quest'anno. Io sono arrivato da un anno all'Inter, e eravamo a 26 punti dalla Roma, a 30 dalla Juventus, a 28 dal Napoli. Alcune situazioni ci siamo dovute anche difendere, per cui siamo quello che produciamo. È inutile andarsi a dire che si ha di più, perché ognuno è bravo in base ai risultati che porta a casa, per cui per il momento è così. Prego, in mezzo. Salve mister, buonasera. Senta, lei quando era qui alla Roma si è sempre dichiarato un grande romanista, è andato via da Trigoria gridando al megafono Forza Roma. Volevo sapere se questa sera è rimasto male dagli insulti della curva nei suoi confronti quando è stato espulso, se se li aspettava. No, grazie. Ma si figuri se ci sono rimasto male. È giusto che ognuno manifesti quello che è il suo pensiero, magari se si rimane dentro una correttezza di comportamento e di parole, per cui dei fischi si può fischiare, uno stato si può applaudire, si può fischiare. Randellare la roba e offendere, secondo me, bisognerebbe starci un po' attenti, però. Prego, qui davanti. Mister, buonasera. Intanto Zaniolo sta avendo una crescita molto importante qui a Roma, lei l'ha conosciuto lo scorso anno, sì. A prescindere dalle logiche di mercato, ci avrebbe puntato un po' di più come prospetto? Ma è entrato dentro in un'operazione, non è Zaniolo o quella. Zaniolo stasera ha fatto una buona partita e mi fa piacere, perché è un ragazzo che ha delle qualità e Di Francesco gliele sta tirando fuori. Poi è entrato in un'operazione che poi da ultimo si vede dove arriva lei, dove arrivo io, e in base a quelle che sono le cose che si vuole andare a chiappare, questo si vedrà chi le porta a casa. Non è solo Zaniolo,
Zaniolo è dentro un'operazione che riguarda altri giocatori e riguarda dei costi e delle plusvalenze e dei movimenti. Bisogna la completi la cosa. No, infatti l'ho chiesto a prescindere dalla logica. Appunto, e ora ne sa di più. È un'operazione che riguarda tre calciatori, quattro. Prego, a destra. Lì. Sì, alla mia destra, scusi. Buonasera Luciano. Io esco un po' dalla logica della parte di qua o di là. Io vi faccio i complimenti a te come a Di Francesco per la bellissima partita, secondo me, che onora invece il calcio italiano, perché è stata una bellissima prova. Ti chiedo la valutazione invece dell'episodio, perché nello specifico non ho sentito la tua, non so se l'hai detta prima in televisione, forse mi è sfuggita, dell'episodio del rigore reclamato dalla Roma su Zaniolo. Quello lì io lo devo rivedere bene. Lo devo rivedere bene, perché bisogna che abbia la possibilità di andare a acchiappare tutto quello che è successo, anche se mi hanno detto che è un episodio dubbio. Io ci metterei anche quello di Manolas su Icardi da ultimo, perché Manolas non arriva più sulla palla, Icardi prende la palla se non gli va a dare quella sportellata lì. Icardi prende la palla, e la palla Manolas non la può prendere, lui va dritto sull'uomo e lo vola a 3 metri, perché gli ha dato una trambata di quelle alla Manolas quando ti arriva questo camion addosso. Per cui non facciamo sempre quelli che poi, sì, è vero che poteva, se lo dava poteva passare in vantaggio di qua, poi la partita cambiava, queste sono tutte dinamiche diverse. Però la partita dice che le squadre l'hanno giocata bene, che in base a quello che è venuto fuori, secondo me era difficile scappare da questo risultato qui, ecco, per quella che è stata la forza delle due squadre che hanno messo l'attenzione, proprio l'esecuzione, sono state due squadre esecutive in quello che volevano andare a fare. E ci sono andati a farlo con forza, quello che volevano fare. Poi la costruzione delle azioni è stata superiore alla finalizzazione che si è avuto in generale, perché era una partita da più gol, una partita bellissima dove le due squadre, e secondo me Rocchi l'ha diretta bene, anche nel fatto della mia espulsione. L'ultima qui davanti col microfono. Come? Si batte la Juventus, si batte se si fa più gol di loro e se si riesce ad essere quella squadra con quella maturità che si va poi a fare le scelte giuste in base alle situazioni. Per esempio oggi siamo andati a gestire male la partita dopo il vantaggio, noi la dovevamo gestire meglio perché avevamo la possibilità di chiamarli e di andare a trovare poi questi spazi dove giocarci. Invece ci siamo fatti rimontare addosso diverse volte dalla linea difensiva, abbiamo perso il centrocampista che doveva essere in tre quarti e non si è manifestata poi la possibilità di scambiarsi palla sulla via di mezzo a questa loro presa di campo. Poi qualche volta abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio lì dentro l'area di rigore, dove si aveva per diverse volte un vantaggio incredibile da non portare a casa. Però poi la Roma ha giocato una partita gagliarda, ha fatto secondo me quello che doveva fare e sono stati premiati. Posto? Grazie, buonasera a tutti. Grazie.